Ipo gikakke Bokiistogrido di Pokiang di Questo programma è presentato da SRL. progettazione, costruzione e manutenzione impianti elettrici civili e industriali Ci trovi a Trasacco e a Chieti, in via Fontecchia Studio Luciani, consulenza contabile fiscale e lavoro Via Prati 12-3, Pescara Comunque dare saluto a tutti gli amici del mondo Wisp, come vedete dalla grafica, puntata natalizia. E eh, parliamo della puntata numero 329 di ottantesimo minuto, primo passaggio televisivo e sul canale. Wisp Magazine di YouTube per venerdì 23 dicembre 2022. Buone feste ovviamente a tutti perché il calcio Wisp osserverà chiaramente la sosta natalizia anche se stiamo valutando se mantenere o meno l'impegno e riuscire anche a mantenere come detto l'appuntamento con la puntata settimanale di ottantesimo minuto perché gli argomenti sono sempre tanti e durante questa sosta certamente si lavorerà per gettare le basi per il 2023 e per la fase regionale 2023 che eh, sicuramente si prospetta ricca ed intensa detto questo andiamo a vedere subito quello che è accaduto questa settimana? E lo facciamo partendo dalla quattordicesima giornata del Calcio Wisp Senior pescarese Questi punteggi, colpi soccer, a valanga 8 a 2 sul Tiki Taka Planet. Poker dell'Atletico Pescara 4 a 2 contro la Virtus Penne. Il Nautilus trascinato da Del Rosario e De Angelis batte 2 a 0. La vecchia Guardia Nocciano Pescara Colli cade 0 a 2 contro le Plenilia. L'Ortona City perde in casa 2 a 4 contro lo Sporting. Pareggio a reti sporche tra il Pescara City di Francesco Troiano e di fatto l'ultima prosacco di Gianluca Innamorati che ha presentato le dimissioni proprio in settimana poi chiaramente ci sarà tempo e modo per dare spazio alla notizia su WIS Magazine nel frattempo però ufficializziamo l'avvento in panchina il ritorno di Matteo Pomponi il Pinna perde in casa 0-1 contro la Pentagono Pescara decide Attilio Di Nicola il Via Real lotta strenuamente, doppietta di zuppa che però non basta, il Real Antos fa sua l'intera, posta in palio per una classifica che vede le colpi soccer al comando, a quota 40 punti, Plenilia 31, Sporting e Nautilus 29, ma con due gare in meno per i campioni provinciali, in carica, Pentagono Pescara 27, Vecchia Pertorciano 26, Realantos 24, Pinna 23, Atletico Pescara 19, Ortona City 16, Pescara Colli 15, Prosacco 9, Tigita Caplane 8, 6 punti per Pescara City e Virtus Penne e chiude il Via Real a quota 0 punti. Vista la classifica vediamo chiaramente il Qualpi che è Gongola, mezzo scudetto, abbiamo titolato così Qualpi soccer, campione d'inverno in attesa del Big Match, una formazione che... Questa stagione ha raccolto su 14 partite la bellezza di 13 vittorie e un pareggio, proprio pareggio 0-0 a Reti Bianche, alla prima giornata contro il Pescaracolli, Coalpi che chiaramente sta ben figurando, è legittima questo titolo di campione d'inverno, big match che ci sarà alla ripresa del campionato parliamo dunque di gennaio dove la gara di cartello sarà quella tra Sporting, Pescara e Qualpisocca Sporting che nel frattempo probabilmente stiamo ancora aspettando l'ufficialità qualora non dovesse arrivare entro la fine di quest'anno sarà la Lega a ehm, ufficializzare d'ufficio le gare di recupero appunto dello Sporting non solo lo Sporting ma c'è anche la Virtus Virtus.Pen che deve recuperare due partite ma sostanzialmente sono... Due recuperi da, scusate, tre recuperi da eh, effettuare. Eh, Coalpi, che come detto, dunque si proietta al big match, ma questa settimana c'è stata la conferma. Del Plenilia, outsider di lusso. Plenilia pronto a confermarsi nel 2023 alla ripresa dei giochi. La formazione del tandem Ferrara-Panaccio sta davvero brillando. Tre sconfitte in questo, um, questa prima parte. Ma il giorno d'andata è andato, manca un, una, una sola partita appunto a, al giro di Boa. Ma Plenilia che si è issato al secondo posto, uh, sorprendendo tutti e soprattutto raccogliendo complimenti ogni settimana quest'ultima quest partita 1-0 a 2 contro il Pescaracogli ambedue le formazioni erano decimate ma i fratelli o meglio la famiglia De Leonibus con un gol a testa ha, ha permesso appunto la formazione del presidente Romeo Aramini di vincere anche questa settimana, eh, concludere alla grande il 2022 e eh, rinsaldare appunto la seconda posizione. Dicevamo però che i campioni in carica dello Sporting sono lì a giocarsela a pari punti appunto con il Plenilia, ma con due partite da recuperare, le due sfide da recuperare sono quella contro la Virtus Pen e contro il Pescara City, il successo Corsaro e rimonta ad Ortona per gli 11 di Mario Selvaroli. L'unica incognita appunto dei Biancazzurri per quest'anno è appunto la disponibilità dei calciatori perché spesse volte i Biancazzurri sono ridotti ai minimi termini con 12-13 Unità, e questo alla lunga potrebbe davvero creare problemi, quindi auguriamo appunto allo Sporting di eh, serrare i ranghi sotto il periodo natalizio per appunto lanciare la volata scudetto al Qualpi Soccer. Una formazione che invece è in netta ripresa è la Pentagono, voglia di stupire la Pentagono, sbanca pena. Il 2023 può diventare il suo anno ed effettivamente la compagine di Mister Forlani sta. Tirando fuori dal cilindro molti elementi, gli ultimi in ordine di tempo sono eh, Colletta, numero 10, Fantasista, che ha brillato contro il Pescara Colli. Questa settimana c'è stato anche il ritorno di eh, Innamorati al centro della difesa, prelevato appunto dal Pescara City. E poi, chiaramente, c'è stata la. Conferma di Attilio Di Nicola, il bomber che anche questa settimana ha timbrato il cartellino e tolto le castagne dal fuoco al sodalizio biancazzurro, che comunque è in serie positiva, come testimoniano le cinque vittorie e l'unica sola sconfitta, quella appunto contro il playliner, negli ultimi sei turni di campionato. Altra compagine nel mondo senior pescarese che sta brillando è il Nautilus del Rosario. Vediamo sottomarino: top, segna e trascina il Nautilus. Quante emozioni! Nel 2023 eh, Gabriele del Rosario, due settimane fa, ha detto chiaramente che è una coincidenza il suo ritorno e il brillante rendimento del sottomarino, ma cinque vittorie consecutive non possono rappresentare chiaramente una semplice coincidenza, anche perché De Rosario sta trovando la via della rete con incredibile continuità. Eh, complimenti dunque all'attaccante e complimenti a Mister D'Agostino che ha saputo aspettarlo e poi dare gli stimoli giusti per raccogliere, come detto, 15 punti nelle ultime 5 partite che di fatto proiettano il Sottomarino nelle parti alte della classifica e alla ripresa ci sarà l'ultimo turno del giorno di andata dove il Nautilus andrà a Pianella al Di Benedetto proprio contro il Plenilia. Dunque Tante emozioni da eh, registrare, come vediamo anche in grafica. Patos da vendere, due scontri diretti e piazzamenti regionali da conquistare, perché, come abbiamo detto, ci sarà poi la finestra della sosta natalizia dove verranno appunto gettate le basi per la fase regionale. Ma una menzione speciale e d'onore va al Villarreal fermo al palo ma il campo dice-altro questa settimana alcune polemiche per il gol del momentaneo pareggio del Real Antos per un eh, fallo di mano che ha poi generato la rete del 2 a 2, eh, complimenti via social, con solidarietà anche da parte del Real Realantos, che diceva addirittura che la, la, pal, la rete del pareggio doveva essere annullata. Certo, è molto facile farlo dopo, sarebbe stato bellissimo magari farlo in campo per poi magari un pareggio che sarebbe stato a conti fatti giusto, visto appunto le opinioni dei protagonisti, ma Via Real che comunque sta onorando al meglio il campionato, tabù da sfatare, ancora ferma a quota 0 punti, ma le prestazioni offerte sono certamente al di sopra di quanto dica la classifica e auguriamo alla formazione di Francavilla di eh, cancellare quello zero appunto dalla casella punti. Il 2023 dunque sarà il suo anno e tutte le squadre dovranno temere il sodalizio allenato da Mister Braccia. Andiamo adesso a vedere, però, il primo servizio di giornata, la vittoria dall'Atletico Pescara 4 2 contro la Virtus Penne. I capitani dell'Arciprete Carchesio, diretti dal signor Di Filippo, si scambiano i saluti in una partita che registra 6 reti, ma che molte di più potevano essere, calcolando il numero delle occasioni. Atletico Pescara e Virtus Penne vogliono chiudere nel migliore dei modi il 2022 e la sfida del Febo offre l'ultima uscita dell'anno solare prima della sosta natalizia. Il tandem Listorti Ricci opera le seguenti scelte. E vanno in campo Gentile, Pietro Lungo, Ciccone, Carchesio, Pietraforte, Ricci, Viola, Spallone, Stella, Ferrini Amendola. In panchina ci sono Visioni, Liviero, Verdone e Caprini. Risponde la Virtus Pen di Luciano Di Simone con dell'Arciprete, Fornacini, Iariu. Starinieri di Pietro Chiarella, Camarà, Grella, Berardi, Francesco Di Simone ed Elisi. In panchina ci sono Spinelli, Vadini, Marsili, Chiavaroli e De Fabritis. 4 minuti e da un rilancio di Gentile si apre un'autostrada per Evan Stella che si invola verso dell'arciprete e lo supera con un pallonetto che termina la propria corsa in fondo al sacco. 1-0 e festa bianca azzurra per una gara subito in discesa. La Virtus, tuttavia. nomo, traversone di Gralla dal fondo, indecisione gentile Carchesio, con Camarac che per poco manca il tocco vincente. Capovolgimento di fronte su un rilancio di Viola, l'estremo difensore Vestino la combina grossa, facendosi anticipare da Ferrini che gonfia la rete della Virtus per la seconda volta. Serata storta per il sempre ottimo dell'Arciprete, ennesima conferma per Ferrini che ha beneficiato della cura Li Storti, trovando campo e porta con estrema frequenza. La partita sembra chiusa, in realtà è appena iniziata e al quarto d'ora il dinamismo di Camara manda in confusione la difesa bianca azzurra. Stoccata del numero 7 ospite, Gentile non trattiene, Francesco Di Simone sigla alla Inzaghi la rete che accorcia le distanze. Sfida completamente riaperta con un cross di Chiarella che taglia la difesa bianca azzurra. Capace di farsi poi sorprendere in fase di costruzione dal basso con Di Simone che traccia una traiettoria mortifera che vale l'incredibile 2-2. Esultanza legittima per il numero 10 Vestino che continua a segnare e a trascinare i suoi compagni con plurime marcature sotto porta. L'atletico Pescara però riparte come nulla fosse accaduto. Fuga di Viola sulla sinistra, assist per Ferrini, riflesso di Dell'Arciprete che in due tempi riesce ad abbrancare il pallone. Sempre viola di spirare, traversone sul secondo palo, sponda di Stella e Amendola da metri zero, centra la base del palo. Sul versante opposto Camarà è una spina nel fianco, gentile provvidenziale in uscita oltre il perimetro dei 16 metri, ma Elisi raccoglie la sfera e per poco non beffa il portiere Biancazzurro con una precisa conclusione dalla lunga distanza. Stella, Ferrini ed Amendola, di tacco, provano a fare breccia nel muro vestino che tuttavia rintuzza gli attacchi Biancazzurri dell'arciprete. Risponde presente sul sinistro da buona posizione di Ferrini. Poi è il palo a graziarlo ancora una volta su un tiro a giro di Pietraforte. Gli ultimi due sussulti del primo tempo sono di marca Vestina. Prima Iariu è bravissimo nella chiusura difensiva su Stella. Poi è Starinieri ad accarezzare il sorpasso con un diagonale che accarezza il palo lungo. La ripresa vede l'atletico Pescara partire col piede sull'acceleratore. Caprini impatta male il pallone a pochi passi dalla gloria. Pietraforte mette fine ad un'azione tambureggiante con una zampata che sfiora il primo palo. Poi ancora Caprini a vestire i panni dell'assist man, resistendo al tackle di Jaru e servendo a Ferrini il cioccolatino della doppietta. Timide proteste e vestine ma il numero 9 è in linea col pallone al momento dell'assist. Festa per il centravanti bianca che si gode la personale doppietta del nuovo vantaggio locale. Un punteggio che non sta bene alla Virtus e Starinieri su punizione accarezza l'incrocio dei pali. Superlativo gentile sul destro la spiore di Camara, portiere ancora una volta efficace sulla sberla dalla media distanza di Chiavaroli. Palagol clamorosa poi per Di Simone ma stavolta il numero 10 spara a salve il pallone del potenziale 3-3. Un destro di Visioni deviato dalla difesa ospite regala solo l'illusione della rete, mentre De Fabritis lavora di esperienza e si becca il giallo solo perché Iario è il più veloce di tutti. Il piazzato di Verdone è troppo timido per cercare Gloria. Viola prova a prendersi la squadra sulle spalle, ma De Fabritis ancora una volta ci mette una pezza, rischiando però il secondo giallo. La punizione che ne segue chiude però i giochi con Caprini lestissimo nel ribattere a rete. La deviazione della barriera. Timide proteste ospiti con l'ottimo piazzamento del signor Di Filippo che spegne ogni polemica. Gli ultimi due acuti sono una sassata divisione di poco oltre la traversa ed una stoccata di Chiarella che accarezza la trasversale della porta difesa da Gentile. 4-2 e terza vittoria consecutiva per l'Atletico Pescara. La Virtus Pen si consola con un'ottima prestazione in attesa dei due recuperi che mancano al calendario del sodalizio Vestino. Preso atto del successo dell'Atletico Pescara sulla Virtus Pen, ci spostiamo nel campionato marsicano dove eh, si è giocata la quarta giornata. Questi risultati: Atletico Carsoli, Villa, Bal Villa San Sebastiano 2 2. Balsorano 2 Capistrello 3 Cappella dei Marsi 1 Amatori di Calcio Avezzano 3 Il Celano batte 2 a 1 La Longobarda Cerchio Cese cade rovinosamente 0 a 9 Contro i campioni regionali e i campioni provinciali di, della Marsica Team Vallelonga, per come detto 0 a 9 San Gregorio batte 6 a 1 la tabaccheria azzurra per una classifica che vede il San Gregorio al comando a punteggio pieno tallonato da amatori Calciavezzano team Valleron e Capistrella a quota 10. Atletico Carsoli 7. Cappella dei Marsi 4. Villa San Sebastiano. Cerano 2020, Balsorano e tabaccheria azzurra: 3 punti, a quota 0, ci sono Longobarda e Cese. Questa settimana non ci sono risultati di teramo perché siamo ancora in attesa appunto del comunicato ufficiale per una settimana intensa nel campionato Wisp Teramano vi rimandiamo ovviamente al sito Wisp Magazine per gli aggiornamenti del caso, dove ci sono anche i recuperi del calcio Wisp Teramano e torniamo a Pescara, ma cambiamo categoria, andiamo nel mondo over 40, girone A. CTV sconfitto 0-1 dalla Romagnola, Prosacco impatta 1-1 contro l'Amatori Castrum, rinviata la sfida tra Atletico Poncio e le due bubbù 4-4 incredibile tra GM Calcio e la zona Realteate 3-3 contro la Wonder 40, con la Wonder che ha sfiorato la vittoria determinante la doppietta di di, di, di Credico per la mh, compagine del eh, Realteate Di Credico e annunziata, hanno di fatto vanificato le reti di Guerzoni e Luciani doppietta appunto per l'attaccante della Wonder Delfino Francavilla 4-2 sull'artincasso determinante la doppietta di Monaco L'ADL Pescara United perde 2-3 contro la Stapler Villanova per una classifica che vede l'Atletico Ponzio al comando a quota 33 ma con una partita in meno agganciato dalla Romagnola. Prosacco 30, Stapler Villanova 27, Delfino Francavilla 26, CTV 24 e 2 BB. Con due gare da recuperare e di Ale Pescara United 18. Arti incasso 17, Realteate 14, amatori Castrum 12. GM Calcio 9, la zona con una gara in meno a quota 7, la Wonder accorcia e si porta a quota meno 1. Parliamo appunto di calcio Wisp over 40. Primi della classe. L'Atletico Ponzio resta la squadra da battere nel mondo over 40. Prima giornata del giornale di ritorno che, di fatto, ha visto i vice campioni in carica. Fermi al palo, rinviata di comune accordo la sfida contro E2BB, ma la squadra guidata da Sergio Ponzio eh, rappresenta chiaramente una compagine di tutto rispetto, nonostante eh, abbia comunque raccolto Due sconfitte nel girone di andata rispettivamente contro l'amatori Castrum e contro la Prosacco ne ha approfittato, infatti la Romagnola che in netta ripresa ha perso strada facendo calciatori come Sansovini e Tacquala che sono impegnati in... Appuntamenti su sulle panchine, eh, Taccola in Toscana, Sansovini invece sulla panchina dell'Ortona. Prima esperienza con una prima formazione, eh, ha però eh, inserito nel proprio organico Antonio Martorella. Angelo di Giampaolo ha tolto le castagni dal fuoco, risultato decisivo questa settimana con una stoccata dopo appena 3 minuti. Ma soprattutto c'è il recupero di Gennari a centrocampo e la sua presenza si sente e come nel cerchio centrale della formazione allenata da Alessio Di Basilico per un mondo per 40 che chiaramente è in piano di venire e che nel 2023 darà ampio spazio alle emozioni per l'assegnazione dei primi sei posti che aprono le porte della, delle Final Eight e poi anche... I rimanenti 4, quindi settimo, ottavo, nono e decimo posto, che aprono le porte della Coppa Wisp. Ma nel mondo per 40, girone A e lotta aperta anche per la salvezza. Le ultime due retrocedono nel girone B. E questa settimana c'era la sfida tra GM Calcio e la zona. Guizzo salvezza della zona, che Cacciuffa un pareggio vitale nella sfida contro la GM. Era andata sotto di eh, due reti: 4 a 2. La doppietta di Barbetta aveva firmato il sorpasso della zona. Poi la GM ha risposto alla grande riportandosi sul 4-2. Negli ultimi 5 minuti, due reti che hanno di fatto. Salvato, il sodalizio giallo-blu ha regalato un sereno e felice Natale con un pareggio che ha riaperto tutti i conti in eh, coda alla classifica. Over 40, Girone B questi risultati, Dea Calcio VLT 2-7, a 7, Utopia Pub 4, San Vito 83-1, Castiglione perde 0-1 col Villareal, PDS per Schiara Firenze 3-3, il Santa Fe 3-2 contro Lorenzo Lorenzo di pregevolissima fattura, il gol di tacco di D'Angelo del Santa Fe, dunque grandi applausi. Al calciatore, come detto, della formazione di Ettore Rosetti. Barpit Stop Pianella 1-1. Ortona City Amatoriforo. Si gioca il 9 gennaio. Andiamo a vedere la seconda sintesi di giornata. Il pareggio tra Barpit Stop e Pianella. Barpit Stop reduce da 6 vittorie consecutive. Pianella che desidera chiudere in bellezza il 2011. 2020 sono in trasferta della stagione, unici tre punti corsari sinora raccolti a Castiglione nella seconda giornata di campionato. Agli ordini del signor Domenicone queste sono le formazioni. Partiamo dal bar pit stop di Marcello Gianzante che va in campo con la sorda Fiore Ciferni, Di Febo, Conti Spina, Deustacchio, Tescera, conosciuto come Sandrigno dagli esperti del futsal, Cacciatore, Cirillo e Chiavaroli. In panchina troviamo Del Bianco, De Leonardis, Cianfrone, Di Marco Berardino, Basilico, Cosma e Remigio. Risponde il Pianella di Attilio Cimini con Filippone, Mancinelli, Panaccio, Pace, Pretala d'Alessandro, Vicario, Leporini, Scorrano, Melaragna e Napoleone. In panchina ci sono Dalberto Giuliani, Dalesio, Andrelli, Di Berardino, Baldassarre e D'Andrea. Pronti via e Scorrano, Picchetta e Tendone da circo lungo la linea dell'out, quella difesa locale che ne blocca l'avanzata a ridosso dell'area piccola. E numero 9 risulta efficace anche in fase di assist quando imbecca il compagno di reparto Napoleone il quale cerca eccessivamente il contatto con la sorda in uscita e Dominicone lascia giustamente proseguire. Il sinistro di Chiavaroli testa i riflessi di Filippone che non si fida della presa e respinge a pugni chiusi la girata di Napoleone di pregevole fattura ma è tutto fermo al minuto 20 per un fallo di mano ravvisato sulla tre quarti. I pugni chiusi sono la specialità di casa Filippone ed il piazzato del brasiliano Sandrigno, campione del mondo di futsal 1996, viene rintuzzato dalla porta pianellese. Azione manovrata del bar pit stop con Filippone che ancora una volta abbassa la sala cinesca, stavolta su cacciatore, tuttavia fermato per offside. Il duello viene replicato alla mezz'ora con il portiere ospite ancora una volta vincitore sulla stoccata, sul primo palo. L'esterno di Sandrigno apre un'autostrada a cacciatore ma il fischio del direttore di gara interrompe l'azione tra le proteste locali che raddoppiano qualche minuto più tardi quando Chiavaroli viene fermato in posizione di offside. La posizione del fischietto è tuttavia ottimale per legittimare la bontà della sua decisione. L'ultima emozione del primo tempo è di marca locale. Sinistro velenoso di Sandrigno, Filippone respinge, il bomber cacciatore raccoglie ma sbaglia incredibilmente ad un metro dalla porta ospite. L'avvio di ripresa rivela bollenti spiriti con Cirillo e Leporini che battibeccano. dopo un contrasto reiterato e con due gialli che sembrano tuttavia non calmierare la situazione, Capitan Ciferni è chiamato agli straordinari per richiamare il suo compagno che decide di sfogare nel migliore dei modi la sua tensione. Verticalizzazione sapiente di Spina e Cirillo si inserisce con i tempi giusti, freddando Filippone che stavolta si fa sorprendere. Gioia incontenibile per il numero 10 del barra pitstop che esulta di gusto per aver incanalato nel migliore dei modi la tensione pregressa. Il vantaggio potrebbe diventare il raddoppio di lì a poco, con Chiavaroli che controlla forse con l'ausilio di un braccio, ma che si vede sbarrare la strada dalla pronta chiusura del pianella. Un rilancio di Melaragna propizia la volée di Napoleone che la sorda in due tempi e con un brivido neutralizza. Tuttavia al ventiduesimo l'attaccante del pianella vince il personale duello col portiere grazie ad una punizione sporcata dal tentativo di deviazione del compagno, che inganna l'estremo difensore del bar Pit pitstop. 1-1 con Panchina e Torsina, ospite al seguito, nonostante il grande freddo, che festeggiano con Napoleone, autore del gol del pareggio. Conti su punizione e spina dalla lunga distanza provano a mettere nuovamente la freccia locale, senza però centrare il bersaglio. Mentre la sorda si riscatta uscendo fuori dall'area di rigore con D'Alesio lanciato a rete, con tanto di battibecco tra i due protagonisti che tirano ognuno acqua al proprio mulino. Un destro mortifero di spina viene respinto da Filippone. Che in qualche modo riesce a sventare il pericolo anche con l'ausilio della difesa. E sul susseguente tiro d'angolo, l'inzuccata del solitario Basilico, grazie al pianella, da una sconfitta che sarebbe stata ingenerosa. Segno X in schedina e pareggio che consente al bar pit stop di mantenere l'imbattibilità unica nel mondo over 40 per questa stagione, e al pianella di mantenere la posizione di classifica in zona Coppa Wisp. Ora la sosta, ma a gennaio inizierà sicuramente un altro campionato, quindi buone feste ma concentrazione per il ritorno in campo. Visto quello che è accaduto nella gara importante, quella tra bar pitstop e eh, pianella, rimaniamo sempre nel mondo over 40. Prima di, eh, di salutarci con la classifica VLT al comando a quota 37, bar Pit Stop 31, utopia bab 30, Castiglione Messerremondo Mondo 22, Villarreal e pianella 21, Dea Calcio 20, Enzo Lorenzo 19, Amatori Foro 17, Pescara France 15, San Vito 83, Santa Fe 13, PDS 8, chiude l'Ortona City a quota 7 punti. VLT. Che mostra i muscoli, sette reti per confermare la forza del greco poker che Bomber! Dopo un, una, una lieve flessione, costellata, appunto, dalla sconfitta contro il bar Pit stop e il pareggio col via la capolista ha ripreso a macinare vittorie così come sta facendo l'Utopia Pub, sette bellezze che prosegue nel Magic Moment, sette vittorie consecutive per la squadra di Ricci che si gode un bellissimo Natale in attesa appunto di riprendere il discorso nel 2023. E il Via Reale invece, sbancato Castiglione, eh, i Francavillesi eh, da tener d'occhio, mina vagante assoluta del campionato del Girone B, certamente la formazione allenata da Dane Ingenis vorrà stupire nel 2023 ormai alle porte è questa l'ultima grafica di, eh, di, questa, di questa settimana augurando buone feste a tutti per eh, questo Natale 2022 rimane aperta comunque l'opzione per riuscire ad andare in onda anche prima di Capodanno e eh, per eh, poi la puntata anche dell'Epifania. Restate dunque aggiornati sul sito Wisp Magazine, grazie a tutti, buone feste e arrivederci al prossimo appuntamento.